Le chiama buche, chi ha ballamenti e chi voragini. Di sicuro sono esasperati gli abitanti di Villanova, il quartiere più popoloso di Guidonia Montecelio, dove ogni strada ha la sua piccola grande buca, in particolar modo su via Garibaldi, strada su cui abbiamo incontrato diversi commercianti. Un aggettivo per descrivere la situazione. La buca è vergognosa, come potete vedere a questa io sento preciso preciso tutte le scarpe. La situazione è molto brutta. Calcola che ieri qui un bambino l'ha presa e è caduto per terra. Quindi non vedo qualcuno che ci viene ad aiutare. La situazione buca è praticamente insostenibile da ormai 3 anni e in questi anni. Da quando praticamente si è insediato il governo Barbette nel comune, c'è stata sempre una situazione di emergenza. Quando c'era il commissario, perlomeno, la situazione buche era più gestibile. E nel tratto di strada principale, che sono quelli di via Maremmana e via Garibaldi, ogni tanto si riesce anche a fare qualcosina. Però poi il vero mistero è entrare nelle vie secondarie di Villanova dove ci sono no, delle buche, delle voragini, però sono meno menzionate perché sono meno visibili ai più. Le parole sono poche ormai, le parole da dire. Qui le buche più sta più si aprono e la gente rovina le macchine, si fanno male in continuazione. Poi io tutto il giorno qui ne vedo di tutti i colori. Un appello al sindaco. Facciamo appelli sui social, faccio appello al sindaco, a qualcuno che ci venga a risolvere questi problemi. Questa è via Garibaldi, è tutta una buca, gente che si perde le targhe, perde le porte. È una situazione insostenibile. Al sindaco, ma io farei l'appello quello di provvedere al più presto a questa situazione che ogni giorno crea disagi anche per la salute di noi cittadini, ecco, perché noi siamo padri di famiglia e i nostri figli vanno con le biciclette e abbiamo sempre paura che i nostri figli possano incappare in qualche incidente provocato dalle buche o persone anziane che inciampano e si rompono degli arti, ecco, quindi provvedere il prima possibile. Perciò un appello al sindaco che magari riuscisse almeno a coprirle le buche, non dico di rifare le strade, almeno a coprirle. Ma le buche a Villanova ci sono sempre state? Le buche ci sono sempre state, ma sono state gestite in maniera più fluida nel corso degli anni. Negli ultimi 2 anni le emergenze durano 3 o 4 mesi prima di individuare le buche più o meno grandi e andarle ad attappare, ecco. È sempre stata uguale, ma ultimamente peggiora, più va avanti e più diventa un degrado proprio all'ordine del giorno. Le buche ci sono sempre state, io ci sono nato a Villanova. È possibile che negli anni, sia c'era la sinistra, c'era la destra, il comune, qualcosa facevano, venivano a tapparle. Cioè così non si fa niente, poi tappano una sì e due no, una sì e due no. Cioè non si sa, non si può più andare avanti così, la gente cade, si fa male, i bambini. Ragazzi aspettiamo che ci casca il morto, che ci scappa la disgrazia.